Ma sicuramente è stata una partita positiva, nel senso serviva una risposta prima di tutto dal punto di vista caratteriale dopo il secondo tempo che avevamo giocato con il Vicenza, e penso che oggi la risposta ci sia stata. Quindi peccato che ora è un momento anche che, come vola qualcosa, prendiamo uno schiaffo facile, perché al primo cross abbiamo subito gol, però c'è stata una reazione veemente, abbiamo costruito le occasioni per pareggiare e poi penso che abbiamo meritato nettamente il pareggio. Poi il secondo tempo è stato più equilibrato. Sì, stiamo facendo un po' fatica, infatti, come hai detto, a gestire un po' il vantaggio, però è anche vero che tutto sommato abbiamo subito solo quell'azione lì, non abbiamo subito altre azioni con chissà quale pericolo. Purtroppo ci hanno un po' fregato lì e poi dopo abbiamo fatto fatica anche noi a comunque costruire, a creare. È stata una partita più che altro giocata un po' sulle seconde palle, un po' maschia così, ma di azioni vere e proprie ce ne sono state poche. Non credo ci siano problemi. Sicuramente un dato di fatto è che ogni volta che passiamo in vantaggio ci abbassiamo troppo. E questo l'abbiamo notato, è anche una cosa positiva perché sappiamo dove andare a lavorare. E siamo passati in vantaggio parecchie volte questa stagione e siamo fatti rimontare, per cui se riusciamo a migliorare questa cosa forse facciamo dei grossi passi avanti. E ovviamente abbassandoci poi la squadra avversaria si alza un po' e poi andare a concludere è dura. Oggi secondo me c'erano i presupposti per fargli male, perché loro facevano una difesa altissima, avevamo già visto nel video questa cosa e spesso siamo andati fuori gioco un po' per demerito dei nostri movimenti che magari sono stati troppo in anticipo, un po' magari il passaggio in profondità è stato coi tempi ritardati, però sicuramente abbiamo delle cose su cui lavorare e questo è un bene. Oggi per la prima volta ha giocato senza under, qualcosa vuol dire. Noi con gli under, finendo con 4 under, secondo me abbiamo fatto la nostra partita, è normale che dobbiamo migliorare in certe cose. Sono un po' arrabbiato perché siamo partiti benissimo. Ha fatto gol un po' sulla scia di Carpi, però poi abbiamo usato questo atteggiamento di remissione, cioè di aspettare troppo, di stare all'indietro, ed è una cosa che io non chiedo mai. Anzi, quello è il momento dove devi cercare di, uso questa parola forte, di ammazzare l'avversario, perché è il momento ottimale per farlo. Devo dire che poi loro sono stati bravi nel palleggio, noi abbiamo troppo rinunciato stando all'indietro e poi dopo l'abbiamo ripreso un po' nel secondo tempo, dove abbiamo cercato di fare molto di più, abbiamo avuto qualche occasione che si poteva sfruttare meglio, però alla fine il risultato di pareggio vuol dire che l'avversario ci ha imposto questo risultato. Perché dentro mettiamo sempre la bravura degli altri.